stato uno dei protagonisti della Formula 1 tra la fine degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000. Per il grande Michael Schumacher fu una vera e propria spina nel fianco. È Mick Häkkinen, soprannominato il finlandese volante. Nato nel 1968 a Vantaa, Häkkinen esordisce nel karting a soli 5 anni, grazie ad un go-kart regalatogli dal campione di rally, nonché suo connazionale Henry Toivonen. Il finlandese debutta in Formula 1 nel Gran Premio degli Stati Uniti nel 1991, al volante di una Lotus Jet. Approda alla McLaren nel 1993, dove ha modo di dimostrare tutte le sue qualità. Nel 1995, durante le prove dell'ultimo round in Australia, è vittima di un gravissimo incidente, ma dopo 2 giorni di coma e un periodo di terapia intensiva, Mika recupera e torna al volante della McLaren già dal 1996. Tornato forse ancora più forte nello spirito, Häkkinen scalerà i vertici del circus fino a conquistare il primo titolo mondiale nel 1998. La spunterà nel testa a testa contro la rossa di Schumacher nell'ultimo Gran Premio in Giappone. Dalle teche della Rai eccovi le 8 vittorie di Häkkinen targate 1998, raccontate nei servizi trasmessi dalla Domenica Sportiva. Nella notte si è corso il Gran Premio, il primo Gran Premio dell'anno in Australia, non è andata bene alla Ferrari, imprendibile McLaren, Mercedes. Guardiamo il servizio. Il primo Gran Premio della stagione in Australia è stato vinto da Mika Häkkinen, bravo. Ma ad impressionare è stata la superiorità delle McLaren Mercedes, assoluta. Al secondo posto infatti c'è David Coulthard, al terzo Heinz Harald Frentzen. Al 51esimo giro, pensate, le McLaren Mercedes hanno doppiato tutti. C'è di che scoraggiarsi. Ma veniamo alla gara. Pronti via con le frecce d'argento che scattano e Michael Schumacher che tenta il colpo per inserirsi. È l'unico guizzo perché al quinto giro il motore va in fumo e il tedesco va in bestia. Al 12esimo giro si capisce che per il campione del mondo Jacques Villeneuve non è giornata. Al 30esimo giro, Fisichella esce dal box guadagnando una posizione su Villeneuve. Poi un colpo di scena. Häkkinen entra nella corsia box ed esce insalutato ospite tra la costernazione generale. Gaff con i tecnici dei box e perdita della leadership. Il finlandese si lancia all'inseguimento con rabbia per aver perso più di 11 secondi. Dopo 2 giri arriva a ridurli a 7. Record. Poi Fisico si guadagna il terzo posto superando Frentzen. Il podio è alla sua portata. È lì. Ma viene beffato dalla rottura del supporto dell'alettone. Al 56esimo giro, Coulthard lascia passare Häkkinen, secondo accordi che prevedevano, nelle 2 prime gare della stagione, la vittoria per chi passa per primo alla prima curva. E così si ripara anche allo sbaglio dei tecnici quest'oggi. Tutto qui, solamente che da lontano si sente un coro. Scandisce, tremate, tremate, le stelle d'argento sono tornate. Al primo Gran Premio di stagione, a chi va la felicità? Ad Häkkinen, che non chiede altro dalla vita e che dichiara: è tutto assolutamente magico ed è bellissimo essere qui a Melbourne. Il sole splende. E la preoccupazione? Per il campionato che verrà, se al 51esimo giro tutti vengono doppiati dalle McLaren Mercedes. Non ci aspettavamo a vedere un divario così importante. Detto questo, sono convinto che se Schumacher fosse rimasto nella gara, il divario sarebbe stato inferiore. Per chi la beffa? Per Fisichella. Poteva salire sul podio e invece trova l'amarezza del ritiro. Sentiamo la diagnosi tecnica di Giorgio Piola. Quest'anno molte vetture, per esempio la McLaren, la Benetton, la Ferrari, utilizzano un supporto dell'alettone con un attacco centrale, sia una struttura in fibra di carbonio e invece c'è essere attacco doppio, quindi avere una migliore ripartizione delle vibrazioni, ha un attacco centrale. E ha già creato qualche problema perché Coulthard aveva rotto l'alettone proprio nello stesso punto nelle prove in Spagna e anche la Benetton, lo si può vedere in questo disegno, appunto l'attacco centrale. Fra l'altro bisogna dire che c'è sempre il problema degli scarichi. Gli scarichi nella passata stagione andavano oltre l'asse posteriore, quindi soffiavano l'aria calda lontano dalla zona del supporto dell'alettone. Invece quest'anno si devono fermare entro l'asse, quindi gran parte del calore degli scarichi va proprio a finire sulla struttura in carbonio e appunto nel caso della Williams lo hanno ammesso gli stessi ingegneri e ha creato un problema, il surriscaldamento appunto di tutta la struttura. Il Gran Premio del Brasile, un'altra doppietta McLaren-Mercedes, ma attenzione, la Ferrari di Schumacher è sul podio, ci racconta tutto, ma proprio tutto, Ezio Germiani, vediamo il servizio. Gran Premio del Brasile, McLaren-Mercedes come piovesse, il duo Häkkinen-Coulthard si permette di doppiare tutti tranne 2 piloti, Michael Schumacher e Wurz.
dice Häkkinen. Sono in testa e mi sento benissimo. Potrà anche cambiare durante il corso della stagione, ma intanto va bene così, punto e a capo. Diciamo che quello della McLaren Mercedes è un altro film, già visto in prima assoluta al Festival di Melbourne, in Australia, la scorsa volta. Ma veniamo alla corsa odierna, pronti via. Le Silver Pfeilen, le frecce d'argento, scattano per la marcia trionfale. Prima timida emozione, Irvine infila Schumacher, si pensa a due strategie differenti per i pit stop. Ma al box Ferrari fanno gli occhiacci, non sia mai. Infatti Schumi spinge e da mezzo secondo al compagno, rimanendo nel lotto dei primi. Ci si aspettava il risveglio Williams, ma ancora una volta il team anglo-francese toppa in strategia e Villeneuve incassa, ma la calma di Patrick Head fa pensare che c'è tempo per recuperare. Speriamo. Anche la Benetton cerca il recupero, si affanna e dimostra di essere in ripresa. Relativa si intende, in quello che è il Gran Premio dei poveri. L'unica calma ai box viene dipinta dalla McLaren. Quasi annoiati i meccanici. Il pit stop di Häkkinen, pensate un po', è più lungo perché ha voluto bere e quindi si è dilungato senza nessuna angoscia. Forse era indeciso se farsi un panino, ma avrà pensato che era meglio stare leggeri quest'oggi. Al 30° giro un'altra delle poche emozioni. Schumacher sorpassa Fisichella. Il tedesco ha meritato il podio. Jean Todt pensa sia cosa buona e giusta. Sappiamo abbastanza bene dove dobbiamo lavorare. Era importante di finire la gara, anche per il morale di Schumacher, che aveva bisogno di prendere i primi punti della stagione. Rimangono 14 gare. Sono convinto che il nostro giorno potrà arrivare anche. Al 31° giro si esibisce Villeneuve su Irvine, ma al 49° il campione del mondo in carica subisce l'onta del doppiaggio. I capelli del canadese, da biondi, virano al bianco. Poi, un arresto cardiaco al cuore dei ferraristi. Il motore di Kaiser Schumi si spegne, ma i cherubini in rosso, i meccanici Ferrari, ricordano che le candele delle speranze sono sempre accese. Lo stesso Schumacher, in conferenza stampa, li elogia e fa benissimo. Schumi, con questo, esce dai box davanti a Wurz e Frentzen. Poi si arriva al finale con Häkkinen che sembra arrivare in un nugolo di biglietti, come fosse la parata dei grandi di New York. È contento il finlandese, ma anche Schumacher lo è. Significa che la Ferrari c'è. Soddisfatto Todd, ma anche Montezemolo, a quanto sembra. Concludo e resta fra noi. Ha appena telefonato al presidente Montezemolo. Era soddisfatto? Non lo diciamo a nessuno. No, diciamo solo in linea. Nessuno, sono solamente 7 milioni di ascoltatori. Non lo diciamo a nessuno, come di solito, rimaniamo il segreto tra di noi. Per dire che era contento di vedere il podio perché lui è il primo di tutti a capire le cose e dunque a supportare la squadra. E nei momenti dove dobbiamo realmente lavorare e sforzare, abbiamo bisogno di lui per il morale delle truppe. Post scriptum, si è parlato di un pulsante sul volante delle McLaren. I ben informati ci hanno spiegato che non c'entrano i freni supplementari, semmai un congegno che agisce sul differenziale. Tutto in ordine quindi. Gli spiritosi invece hanno detto che è il campanello per ordinare al cameriere ai box la consumazione. Vediamo il servizio di Federica Balestrieri. Superbiatore, guardare una gara davanti alla televisione, che effetto fa? Ci si fa l'abitudine? No, l'effetto è quello di non essere lì, ma ti abitui subito anche a rimanere seduto su un divano e guardare la televisione, è anche più comodo. Attenzione, sale fortissimo il rumore dei motori, si accendono le luci, sta per partire il 27° Gran Premio del Brasile, secondo ecco. Mondiale di Formula 1. Attenzione, sono per spegnersi le luci, via, partono le vetture in questo momento. Partite bene. McLaren partite benissimo. Primo giro sono già, guarda dove sono. Primo giro hanno già 2 secondi, 3 secondi. Guarda, 3 secondi su Frentzen, 4 secondi primo giro. Cioè se continuiamo così dobbiamo tutti. Quando vedi un secondo e mezzo è inutile che... Anche il mio tifo non vale 1,5 secondi. E Michael di suo recupera 1/2 secondo, ma non è che può recuperare 1,5 secondi, per cui... Ed è possibile pensando magari in altri circuiti più favorevoli recupero? No, assolutamente no. Quindi... Un distacco del genere non lo recuperi più durante un campionato, a meno che non cambi, la federazione non cambi le regole. Cioè quando noi avevamo la macchina nel 95, che era la migliore di tutti, per fermarci avevano cambiato le regole. Ma nonostante avessero cambiato le regole non ce l'hanno fatta, per cui quando parti con un vantaggio del genere non riesci a... Senza McLaren quest'anno sarebbe un bel campionato.
Schumi non mi sembra in forma in questo momento, perché è lì che sta, con Irvine che gli sta dietro, e anche in qualifica non è che, cioè, mi sembra non in forma come abitualmente è. Ha ripassato Irvine. Questo è un gioco di squadra, perché un posto così non lo puoi passare, certo, se uno non vuole. Ed è giusto così, perché se Michael è più veloce devi farlo passare. Guarda la macchina dietro di Schumi come saltella quando arriva. Credo che sia frustrante per lui, per il terzo anno, non poter competere per il mondiale. Abbiamo visto due gran premi, il gran premio di Formula 1 vinto dalla McLaren e il gran premio degli altri vinto dalla Ferrari, grazie a Schumacher che ci ha messo molto del suo, ma la Ferrari deve migliorare, perché i distacchi che ci sono in questo momento qui sono troppi, e credo che da domani debbano cominciare a lavorare per l'Europa. Cronaca di una vittoria annunciata. I piloti che vogliono ammirare le McLaren da vicino, se non altro da dietro, si affrettino. L'unico momento buono è la partenza. Poi le frecce d'argento scompaiono all'orizzonte, subito alle prime curve. Häkkinen pone il suo ritmo forsennato e rallenta solo dopo la bandiera a scacchi. Doppietta facile per la McLaren con Coulthard secondo, capace di afferrare la testa della corsa solo durante i pit stop di Häkkinen. Noiose nella loro supremazia le McLaren, qualche emozione la regala allora Michael Schumacher, partito male e scivolato dal terzo al quinto posto, infilato da Fisichella e Irvine. Bello il duello fra il romano e l'irlandese, fino al brutto epilogo. In curva nessuno dei due lascia passare l'altro, si toccano ed entrambi finiscono fuori. Colpa mia, colpa tua, animata discussione, poi ognuno resta della sua opinione, la colpa è dell'altro. Fra i due litiganti il terzo gode. Schumi riacciuffa il terzo posto e rischia di perderlo da solo a favore di Wurz per una penalità di 10 secondi, uno stop and go, per essere stato troppo irruento in corsia dei box. Ma all'ultimo pit stop i meccanici Ferrari sono quanto mai efficaci e permettono a Schumi di salire almeno sul gradino più basso del podio. Da segnalare la singolare rottura del motore in contemporanea per le due Arrows nello stesso punto e le bandiere finlandesi sempre più numerose per Mika Häkkinen, che resta al comando della classifica piloti con 36 punti e tiene a distanza il compagno Coulthard a 29 e Schumi a 24. Un successo che è sembrato facile come bere un bicchiere d'acqua. Niente è facile in una gara di Formula 1 e tantomeno vincerla, assicura Norbert Haug. Abbiamo lavorato duro per tanto tempo, non è stato facile, credetemi. Pensi di avere già in mano il campionato, il mondiale, il titolo? Tu che ne pensi? No, non ci credo, è ancora lunga la strada, mancano ancora tante gare, dice Häkkinen. Tante cose possono succedere, cercherò di mettercela tutta. Comunque, sarà divertente. Lo sapevamo che la gara sarebbe stata molto difficile, l'avevamo previsto. Vediamo nelle sei prime macchine solamente quattro macchine nello stesso giro, dico i tre che hanno delle gomme diverse, dunque abbiamo cercato di limitare i danni, sperando di poter avere una situazione migliore per le prossime gare, iniziando da Monte Carlo. Peccato per Irvine, che poteva portare a casa qualche punti, comunque fa parte del gioco. L'incidente di Irvine Non vede colpe per il pilota della Ferrari? No, non lo vedo colpevole. Direi, in un incidente così penso che non c'è realmente mai un colpevole, c'è un incidente di gara. Fisichella andava forte all'ultima curva, mi è venuto addosso, io ero all'interno, lui all'esterno, spiega Irvine e aggiunge: ho anche toccato i freni, ma non avevo spazio, allora ho frenato fortissimo, ma non c'era più niente da fare e così siamo finiti fuori, questa è la storia. Lui, io l'ho fatto passare per due volte, no per una volta, per due volte a lui in quel modo, e io stavo molto più avanti, la macchina era molto più avanti della sua e lui mi è venuto a buttare fuori. Puoi spiegarci il perché di questo stop and go? I went too fast in the pit lane. Sono entrato troppo velocemente nel pit lane, forse per un mio errore, ammette Schumacher. Ho acceso il limitatore ma non funzionava, devo ancora capire il perché, però credo per colpa mia. E così ero troppo veloce e ho preso una penalità. Cosa è successo alla partenza? Sì, devo fare pratica, ammette il ferrarista. E now Monte Carlo, your race. Adesso arriva Monte Carlo, una delle tue gare preferite.
Aspetto con ansia Monaco, penso che per noi là sarà un po' più facile. Doveva essere il giorno di Schumacher, l'opportunità unica per il ferrarista di recuperare punti preziosi nella rincorsa al Mondiale. Invece ha vinto di nuovo Häkkinen, che ora è ancora più lontano. Ma andiamo con ordine. Al via Wurz guadagna una posizione, Alesi 2. Häkkinen conserva la testa del gruppo, seguito dal compagno di squadra Coulthard. Terzo è Fisichella, che resiste autorevolmente davanti a Schumacher. La prima emozione dopo 11 giri. Al tornante del Löw, Eddie Irvine attacca Frentzen, più lento per via delle gomme morbide già deteriorate. I due si toccano e la corsa del tedesco della Williams finisce contro le barriere protettive. Il dominio delle McLaren è impressionante. Dopo 12 giri le frecce d'argento cominciano già a doppiare gli ultimi. Per il confronto diretto fra Häkkinen e Coulthard è una gara importante che può fissare la supremazia di uno dei due all'interno della squadra. Perciò Coulthard spinge molto per cercare di riportarsi al ridosso del finlandese. Forse chiede troppo al motore della sua monoposto che esplode nella discesa dopo il tunnel. Al pit stop i meccanici della Ferrari sono ancora una volta rapidissimi. Così dietro ad Häkkinen Schumacher guadagna una posizione su Fisichella, ma si ritrova alle spalle di Wurz, che non ha ancora effettuato la sua sosta. Schumi potrebbe attendere il rifornimento dell'austriaco, ma prova a superarlo subito a Löw. Wurz non molla e i due si toccano più volte. Alla peggio il tedesco. Il tirante della convergenza si piega e Schumi perde tre giri per la riparazione ai box. Michael vorrebbe abbandonare, ma i tecnici lo rispediscono in pista. A Monte Carlo può succedere di tutto e quindi bisogna continuare. Sorte ingrata anche per Wurz. Sbatte contro il guardrail sotto il tunnel e finisce rovinosamente addosso alle protezioni della chicane. Neanche lui sa spiegarsi il perché. Fisichella si insedia al secondo posto davanti a Irvine, mentre Schumacher, sia pure in ultima posizione, fa registrare tempi sul giro molto significativi. Serve solo per aumentare il rimpianto. Ad una decina di giri dalla conclusione, Fisichella si deconcentra e rischia di compromettere la sua splendida gara. Alesi, in quel momento quinto con una condotta di gara molto aggressiva, nel finale è invece costretto ad inginocchiarsi per il cedimento del cambio. La gara finisce qui. Häkkinen aumenta il suo vantaggio nella classifica iridata. Per Fisichella, dopo tanta sfortuna, matura il primo podio stagionale, mentre Irvine, terzo, salva l'onore della Ferrari. Punti iridati che valgono oro per la Arrows con Salo quarto e Diniz sesto, mentre con tenacia Villeneuve, partito dodicesimo, artiglia il quinto posto. Schumacher si è fermato quando poteva pretendere al secondo posto. Dunque è peccato per la squadra che ha lavorato così tanto, per la macchina che andava molto bene e per il campionato. A Monaco è sempre difficile sorpassare. Yeah, that's true. Sì, è proprio vero. Credevo di essere nella posizione giusta, devo di farcela, dice Schumacher con amarezza. Invece ho sfiorato la barriera e qualcosa ovviamente si è rotto. Per me questo è il... È stato un duello appassionante, mi sono divertito e credo che i tifosi si siano emozionati. Ci siamo toccati 7 volte in quel tratto, è stato entusiasmante. È veramente un gran pilota Giancarlo. È un ragazzo stupendo, conferma il direttore sportivo della Benetton David Richards e aggiunge: Giancarlo ha avuto un paio di gare sfortunate e adesso è tornato al massimo proprio in questa corsa speciale a Monaco. Benissimo così. È una pista difficilissima dove fisicamente e anche mentalmente è la peggiore. Ho fatto questa gara benissimo nonostante un piccolo errore durante la gara, ma avevo molto divario fra me e Irvine e quindi sono stato tranquillo, ho mantenuto la calma, ho messo la marcia e sono ripartito. Ecco, tu hai messo la marcia e sei ripartito, a noi tifosi italiani abbiamo avuto un brivido. E poi riprendere la gara pensando che magari c'era qualche guasto, com'è stato? È stato un momento brutto, per due giri ho cercato di vedere se la macchina reagiva ancora come prima, andando tranquillamente. Poi ho visto che era perfetta e mi sono veramente rilassato, ho detto inutile che continuo a tirare perché anche se... vado a riprendere Häkkinen, non sarà impossibile sorpassarlo, quindi ho detto vado tranquillo così come sto andando e l'importante è finire questa gara. Adesso trovare il posto per questa coppa a casa tua sarà un problema perché è piena di coppe. Ho cominciato 8 anni con i kart e quindi già la prima gara ho cominciato a vincere e a portare a casa coppe. Però per questo ci vuole un posto speciale. Certo, quelle del Formula 1 sono coppe speciali, danno una grande soddisfazione, una grande carica. Sono molto fiducioso anche per la prossima gara che è in Canada. Non solo dentro di me c'è tanta voglia di andare bene, di far bene, ma anche da parte della squadra. E a questo momento la macchina
ci sta dando grandi soddisfazioni e ce le darà anche prossimamente. Ecco, senti di avere una macchina da primo posto nonostante le McLaren? Ecco, ha detto bene, se non ci sono le McLaren da primo posto, purtroppo sono loro che sono al 100%, noi stiamo crescendo, abbiamo cominciato neanche all'80% di quello che potevamo dare, stiamo crescendo, adesso saremo al 92-93%, dobbiamo crescere ancora. Loro sicuramente non possono fare più di quello che possono, che stanno facendo, noi invece continueremo ad andare avanti nello sviluppo e tutto il resto. Un altro problemino nostro è il motore che abbiamo circa 50 cavalli meno di loro della Ferrari e questo ci penalizza moltissimo, però l'importante è andare avanti come stiamo andando avanti adesso, cioè per la strada giusta. La prima fila aveva fatto sognare Fisichella ed Alesi, ma già alla partenza si capisce che gara e mondiale restano cosa McLaren-Ferrari. Häkkinen e Schumacher battagliano in testa fino a quando il tedesco commette un errore, sbaglia una curva e danneggia la macchina. Ma proprio qui si esaltano vettura e pilota. La F300 mostra le sue potenzialità, anche mutilata di qualche appendice aerodinamica. Michael non molla e rimonta per finire terzo sul podio. Grande prova di carattere della Ferrari che risponde alla doppietta McLaren. A fianco di Häkkinen infatti si impone Coulter, secondo dopo sorpassi avvincenti. Che ne è stato della prima fila delle qualifiche? Eccola, annientata in un sol colpo nel contatto Fisichella-Alesi. Esaminiamo alcuni punti clou di questo Gran Premio d'Austria con il nostro pilota Ivan Capelli. Via con le immagini, con l'ausilio di Francesco Massafra, su quello che direi è forse la perdita del Gran Premio da parte di Michael Schumacher, o no? Sì, qua c'è l'errore di Michael Schumacher, la curva Rind arriva molto lungo, prende la via di fuga esterna e riporta dei danni seri alla sua vettura nella parte anteriore con l'alettone e i deviatori di flusso, riesce poi in ogni caso a riprendere la pista anche se con la vettura danneggiata e oltretutto deve fare ancora un giro di pista prima di rientrare ai box. Qui vediamo il colpo che è stato decisamente violento e che dimostra anche la robustezza delle sospensioni anteriori in ogni caso della Ferrari. In questa situazione deve ritornare ai box, quindi c'è anche questo giro dove peraltro perde del tempo e poi va ancora all'inseguimento. Secondo punto importante, chiamiamolo Fratelli d'Italia, Fisichella, Alesi. Sì, Fisichella ha il suo pit stop programmato, Alesi sta arrivando sul rettilineo del traguardo e i due si trovano proprio alla prima curva già appaiati, si parte praticamente da fermi, tutti e due devono affrontare questo lungo rettilineo, Fisichella decide di rimanere all'interno giustamente, anche se è partito ovviamente con le gomme soltanto calde tramite le termocoperte, invece Alesi arriva con la vettura calda e già in ritmo e qui c'è il contatto tra i due con Alesi che rimane all'esterno, poi tra l'altro gli si spegne anche il motore, anche per lui la corsa è finita, qua il disappunto di Fisichella che ha buttato via una grande prestazione già preparata nel sabato, qui il rallenti con Alesi quasi con una vettura quasi di vantaggio nei confronti di Fisichella che addirittura deve cercare di passare sul cordolo, poi il contatto tra i due e la gara buttata via tra due protagonisti che potevano sicuramente raccogliere molto di più da questo Gran Premio. Per te la colpa, visto che loro non se la sono data, da bravi Fratelli d'Italia hanno detto peccato. C'è stato molto fair play, tra l'altro i due che si erano già aiutati in un certo qual modo durante la conferenza stampa delle qualifiche e si erano salutati con grande amicizia e tutti e due non hanno voluto fare dichiarazioni, anche se qua c'è l'errore di Fisichella sicuramente. Andiamo a vedere invece adesso l'altro problema, che è quello relativo ai fratelli, diciamo così, di scuderia, esattamente Michael Schumacher e Eddie Irvine, e qui c'è un po' di polemica almeno. Ma Michael Schumacher ha avuto un rullino di marcia impressionante con dei tempi incredibili, qua proprio nel particolare siamo già al sorpasso di Michael Schumacher nei confronti di Irvine. Irvine erano parecchi giri che girava sul piede dell'1.16 addirittura, poi quando ha ricevuto dietro Michael la sagoma di Michael Schumacher nei suoi specchietti ha girato ancora sull'1.15, ma poi vediamo che il sorpasso è facilitato e non ha ovviamente preso la traiettoria interna. C'è da dire che c'è un sospetto importante su quei giri che vengono fatti ad una media decisamente più elevata, però nel gioco di squadra, quando si deve combattere per un mondiale, il tutto ci sta e non bisogna certo vergognarsene. La Mercedes voleva il primo successo in Germania dopo il suo rientro in Formula 1. Con la potenza del suo motore, sulla raffinata aerodinamica della McLaren, ha ottenuto un trionfo. Limpida e perentoria la doppietta delle frecce d'argento ad Hockenheim, primo Häkkinen, secondo Coulthard.
Alla Ferrari sono rimaste le briciole, due punticini magri magri quanti ne vale il quinto posto di Schumacher. Lui, che era partito nono, ha offerto una buona prestazione, ma la vettura non era perfettamente a punto e per tutto il fine settimana ha sofferto su questo tracciato. Irvine ha spinto ed ha attaccato Fisichella che lo precedeva, ma per l'irlandese solo l'ottavo posto e niente punti. Senza la Ferrari, a cercare di contrastare la McLaren è stata la Williams. Villeneuve, campione del mondo in carica, sale per la prima volta in questa stagione sul podio. Carattere forte, stile aggressivo, Jacques vuol far bella figura in questo finale di stagione. In evidenza oggi anche la Jordan, a punti con entrambe le vetture. Damon Hill ottiene il quarto posto, mentre il fratello di Schumacher, Ralph, porta a casa un punto con il sesto piazzamento. Si potrebbe dire, tremate, tremate, le stelle a tre punte sono tornate. In effetti, strapotere McLaren Mercedes in terra tedesca. Ivan Capelli. McLaren è fortissima e fin dal venerdì in gara sono andato altrettanto forte, con Häkkinen che ha preso una partenza senza problemi, seguito da Coulthard. Incisamente in partenza Michael Schumacher ha avuto un'intuizione incredibile, avendo visto Alexander Wurz, che aveva la posizione davanti a lui, in difficoltà, è scartato subito verso destra, lo vedremo subito dalle immagini, dal gruppo fuoriesce la sagoma della vettura di Schumacher, così anche quella di Villeneuve, e guadagna subito una posizione proprio nei confronti di Alexander Wurz, che rimane al palo, e nei confronti di Frentzen, che tra l'altro partiva sulla sua stessa fila. E poi immediatamente Michael Schumacher sul primo rettilineo attacca Giancarlo Fisichella cercando subito il sorpasso alla prima chicana. Giancarlo si difende senza dare nessun problema a Michael Schumacher, però ha una difficoltà nell'uscita in accelerazione dalla chicana Jim Clark. Michael Schumacher gli rimane attaccato ai tubi di scarico e lo attacca addirittura all'esterno alla seconda chicana denominata Ostkurve, e qui il sorpasso è pulito e netto nei confronti di Giancarlo Fisichella, sempre correntissimo, bisogna sottolinearlo, anche l'errore è stato anche in Austria. Qui intanto c'è l'errore di Irvine, sempre la prima chicane, che facilita in un certo qual modo il sorpasso del suo compagno di squadra Michael Schumacher. C'è da dire che Michael Schumacher ha trovato davanti a sé altri due campioni del mondo, quelli che erano presenti in griglia, Damon Hill e Jacques Villeneuve, che sono stati all'altezza della situazione, si sono ritrovati su questa pista e hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Purtroppo abbiamo qualche delusione della Ferrari, ma non possiamo abbatterci subito, arriveranno anche tracciati non così veloci, non dove così è importante il motore e l'aerodinamica, dove il pilota conta ancora qualcosa. No, sicuramente Michael Schumacher fino adesso aveva avuto il testa a testa proprio da solo contro il team McLaren. Qui dicevamo ha avuto anche l'inserimento di Jacques Villeneuve e Damon Hill, che sicuramente non lo hanno aiutato nella sua tattica, anzi hanno favorito proprio il team McLaren portando via dei punti preziosi a Michael Schumacher. Però l'Ungheria credo che sia un circuito di stile kartistico, dove Michael Schumacher può sicuramente dire la sua, e poi c'è Spa-Francorchamps, dove Michael Schumacher è sempre andato fortissimo. Mika Häkkinen ribalza in testa con 4 punti di vantaggio su Michael Schumacher. Questo è il risultato del Gran Premio del Lussemburgo qui a Nürburgring in Germania. Ivan Capelli, analizziamo alcuni punti fondamentali. Partenza. Partenza del tutto regolare, dove Michael Schumacher perde l'attimo soprattutto quando inserisce la seconda, le due McLaren seguono le due Ferrari, Fisichella invece perde parecchie posizioni, come vediamo da questa vista dall'alto. Irvine entra alla prima curva, si tira dietro Michael Schumacher e Mika Häkkinen riesce a prendere la terza posizione. Le tanto decantate doti dei meccanici Ferrari con le strategie in corsa vengono ripetute però paro paro dalla McLaren Mercedes. Beh, evidentemente a furia di guardare a un certo punto si impara anche. La McLaren ha ritardato il pit stop di Mika Häkkinen, peraltro Michael Schumacher proprio in quei giri aveva avuto qualche problema nei doppiaggi. Qua Mika Häkkinen fa lo stop con 4 giri di ritardo rispetto a Michael Schumacher, riesce a fare un buon pit stop anche imbarcando meno benzina e passa davanti proprio a Michael Schumacher nel momento in cui esce dalla corsia dei box, e questa è la chiave della corsa. Dall'esterno potrà essere sembrata una rassegnazione da parte della Ferrari, ma non era così, perché Michael Schumacher le ha tentate tutte anche negli ultimi due giri. Ma anche il team ha cercato qualcosa, una nuova soluzione. Pochi l'hanno vista.
Sì, durante il secondo pit stop Michael Schumacher ha dato degli ordini via radio, evidentemente ci sono due meccanici che lavorano sull'ala anteriore per cambiare l'incidenza appunto dell'ala e cercare di avere meno sottosterzo e in ogni caso cercare nell'ultima parte di attaccare Mika Häkkinen e portargli via la leadership della corsa. A questo proposito, per questo segreto, chiamiamo in causa Giorgio Piola. I meccanici della Ferrari hanno fatto un esperimento, hanno provato a cambiare l'incidenza dei profili del flap. Il meccanico semplicemente con un cacciavite, un piccolo cacciavite, può regolare l'incidenza del flap. Per chi crede al destino, la beffa di Suzuka ha proporzioni così vaste da sconfinare nel passato. Voltarsi è quasi sempre un errore, specie in Formula 1. Eppure, mentre le note dell'inno giapponese si perdono nel cielo, la memoria corre rapida a ciò che non è stato ed era a portata di mano. Oggi non c'è rabbia o delusione, semmai tenerezza nel vedere Schumacher alzare la mano in un gesto quasi di difesa, mentre la frizione decide di entrare in letargo. E poi c'è orgoglio, senso di potenza, nell'assistere a una rimonta possibile solo nei film dedicati a chi ama il gran finale. La pellicola della realtà si rompe sul più bello e ci consegna un uomo solo su un muretto. Chi oserebbe oggi alzare un dito su Schumacher? Asciugate le lacrime, a Kerpen, paese natale di Michael, come a Maranello, l'affermazione più gettonata ha avuto come riferimento il Gran Premio del Belgio, il 30 agosto. Dunque, il passato che incalza. Ed è tutto racchiuso in un sé. Se Schumacher fosse stato più cauto, quella bottiglia non sarebbe rimasta chiusa ad aspettare un altro anno. E qui entra in gioco il futuro. Il domani è la promessa di un uomo che questa notte non sognerà frizioni rotte o detriti sulla pista, ma cercherà di capire come dare ascolto a quella voce che più volte, come ad esempio a Monte Carlo, voleva farlo stare un po' in disparte, giusto quei centimetri che separano la disfatta dal trionfo. E in attesa di dare corpo a questa goccia di saggezza, Schumacher gioca l'unica carta possibile, la promessa. Non mi piace perdere, ma sono tranquillo perché abbiamo dato il cuore. Abbiamo pagato a caro prezzo un avvio di stagione sottotono, ma poi ci siamo battuti fieramente e con onore. È questa nostra forza di carattere che mi dà fiducia per l'avvenire. Chi invece non ha bisogno di aprire le porte dei ricordi e lanciare ponti sul domani è Mika Häkkinen. Vincere il mondiale, credetemi, è stata un'impresa e per questo gioisco come al settimo cielo. Le strette di mano con gli avversari fanno coreografia, ma nell'Albo d'Oro non c'è spazio per i bei gesti. Ironia della sorte, il Gran Premio di Suzuka è stato interpretato alla perfezione da Eddie Irvine, ma il suo secondo posto, invocato alla vigilia quasi come un evento miracoloso e dunque impossibile, è servito solo ad aumentare la sua dose di autostima. Il futuro è già cominciato. Schumacher e Irvine resteranno in Giappone per provare le nuove gomme Bridgestone. Quello che non cambierà sarà il sostegno verso la Ferrari. Quelle bandiere sventolano sempre ed è grazie a loro se un pilota diventa immortale. Anche il 1999 sarà un'annata all'insegna del finlandese e della McLaren, che contenderà la corona mondiale al ferrarista Eddie Irvine fino all'ultima gara, nuovamente in Giappone, a Suzuka. Nel 2000 Häkkinen lotterà contro la Ferrari, ma dovrà accontentarsi del secondo posto, detronizzato da Kaiser Schumi. Il 2001 invece sarà l'ultima stagione di Häkkinen in Formula 1. Continuerà a gareggiare nelle corse a ruote coperte del DTM, il campionato turismo tedesco, con la Mercedes fino alla fine del 2007, anno del suo ritiro definitivo dalle competizioni.